gameplay. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono MamiTD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo video diverso. Allora, oggi sarebbe dovuto uscire l'episodio di Arc Pokémon Evolved, però io vi dissi che sarei stato in fiera per lavoro, quindi non ce l'avrei fatta a registrare il secondo episodio di Arc Pokémon Evolved e ho deciso di portarvi un nuovo episodio di un nuovo gioco. Se vi piace questo gioco senza sostituire Arc Pokémon Evolved, quindi facendolo uscire un altro giorno, ad esempio mercoledì, vi porto una miniserie su questo gioco che è un RTS strategico molto carino. Per chi non sa cosa sono gli RTS, sono degli strategici in tempo reale ed è una via di mezzo tra gli Age of Empires, buonanima, qualcuno di voi forse li conosce, e i Civilization con le caselle eccetera eccetera. L'ambientazione è quella dei vichinghi, quindi noi vestiremo i panni di un clan vichingo che è andato nelle terre lontane e ha scoperto cose un po' strane. Ma questa piccola serie voglio impostarla in questo modo. Allora, qui esistono solo 3 tipi di popolazioni. Io sì, inizio a già creare la partita. No, mettiamo easy per piacere, va. A proposito, se dovessimo arrivare alla fine di questa partita, io vi registrerò solo i momenti salienti. Voi per la prossima partita che andremo a fare insieme, sempre se la serie va, se fa abbastanza video, visualizzazioni, like, commenti, dipende, scrivetemi nei commenti se volete questo gioco, quindi scrivete hashtag lo vogliamo. Mi potrete dire, che ne so, il prossimo colore, la difficoltà, con quanti player giocare eccetera, quindi imposterete voi la partita e io la giocherò per voi. Ma per ora, per cominciare, scelgo io le impostazioni iniziali, scelgo io la popolazione iniziale. Nella prossima partita, arrivando alla fine di questa, potete scegliere voi, tutto voi, quindi me lo scriverete nei commenti. Nell'ultimo video di questa partita vi dirò, ditemi tutto quello che volete sapere e tutte le impostazioni che vi devo mettere, e voi me le dite e io le imposto. Detto questo, io comincio. Quello che sicuramente potremo decidere insieme, allora, è il modo in cui vincere, perché io comincerò oggi la partita. Sicuramente non la finirò oggi, perché mediamente ci vuole un'oretta di gioco per finire una partita, quindi almeno un paio di episodi dura. E la cosa figa è che ci sono diverse tipologie di vittorie, quindi scrivetemi nei commenti, ve le illustrerò appena entriamo nel gioco. Scrivetemi nei commenti come volete che io vinca questa partita, appena entriamo nel gioco ve le illustro. Ora, come prima partita utilizzo la popolazione che so usare un po' meglio, e che sono questi qua, i lupi. Sono una popolazione militare, principalmente. Allora, incominciano con la conoscenza del weaponsmith, che sarebbe l'arte delle armi, diciamo, che aumenta l'attacco dei guerrieri. In più le nostre unità militari consumano il 30% meno di cibo e forniscono felicità. Quindi se noi ci concentriamo sulle unità militari, figo, ok? Perché non consumano cibo e diamo felicità alla popolazione. Inoltre, man mano che andiamo avanti con la fama, che sono dei punteggi che si ottengono nel gioco, più raggiungiamo degli obiettivi. Quindi a 200 di fama le nostre unità militari ottengono il 20% di attacco bonus quando combattono fuori dai nostri territori. Ricordatevi che vi ho detto che una via di mezzo tra un Age of Empires e un Civilization, quindi avremo i nostri territori da conquistare. Mentre quando arriviamo a 500 di fama otteniamo un'unità speciale che si chiama Berserker, che combatterà per il nostro clan ed è fortissima, ragazzi. Va bene, detto questo, cominciamo la partita e... ora appena entriamo vi illustro quelle che sono le prime le vittorie che possiamo ottenere in una partita. Ok ragazzi, sto avendo qualche problema di registrazione con il gioco e con il mio programma solito di registrazione, ma ci proviamo. Allora, le vittorie che si possono ottenere in una partita sono queste qui. Allora, si può vincere per dominazione, però aspettate un attimo che devo mettere in pausa. Sì, no, oh, pss, dannazione. Allora, Va bene, si può vincere o per dominazione, o per fame, che sarebbero i punti onore, o per condizioni economiche, o per wisdom, sarebbero per lealtà, diciamo, per saggezza. Ci sono dei punti nella mappa in cui si va a conquistare, che si vanno a conquistare, si mettono sti sacerdoti, pregano e vinci di saggezza perché guadagni punti. Mentre per dominazione devi distruggere tutti, per fama devi raggiungere il... devi controllare 12 territori, avere 1000 di questi punti qui, 1000 di fama, e costruire un altare dei re. Per trade si può vincere semplicemente guadagnando soldi e basta, avendo mercanti. Poi c'è un quinto metodo, però non è attivo al momento perché penso che non abbiamo ancora scoperto, cioè c'è un portale particolare che se riusciamo a conquistarlo e a mantenerlo per tanto tempo ci dà una vittoria. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti che tipo di vittoria volete che io faccia: per dominazione, per fama, per commercio, per saggezza. Quello del portale, se non esce non ve la dico. Comunque, se volete che io vinca con il portale, scrivetevi una di queste quattro più eventualmente quella del portale. Se non ve ne frega niente non lo scrivete. Allora, cominciamo subito. Intanto mi ha prodotto il quarto cittadino. Cominciamo subito con costruire una casa, uno scout camp e una falegnameria, perché la casa ci aumenta ovviamente il numero di persone che possiamo tenere. Al momento ne abbiamo solo massimo 5. La falegnameria ci permette di assegnare delle persone alla legna, che è sicuramente utilissima perché col cambio delle stagioni aumenta fortemente il consumo di legna. E poi lo scout ci permette di assegnare una persona allo scout, in modo che possiamo andare ad esplorare altri territori e trovare risorse decisamente utili. Lo scout è stato fatto, quindi io gli assegno. Vieni qua, assegniamo il tizio, guardate come diventa scout. Madonna che figo, è diventato uno scout. Vai bello scout, vai ad esplorare. Ok, la legna non è ancora terminata. Guardateli che automaticamente se non fanno niente, sti qua stanno in pratica a raccogliere cibo. Allora, 1 e 2 boscaioli ce li teniamo, quindi 2 alla legna, 2 al cibo e uno scout. Già l'ho perso. Ah no, stai esplorando. Tu esplora, eh. Arturo lo scout duro. Arturo lo scout duro. Sì, ok, sto dicendo minchiate. Ottimissimo ragazzi, abbiamo scoperto un territorio, vedete nella mappa qui in basso, dove c'è il megalbero. Questo significa che tutti i nostri taglialegna producono il 20% in più di legna ed è meraviglioso. L'unico problema è che ci sono 2 lupi, i lupi dobbiamo sconfiggerli e dobbiamo avere appunto delle milizie. Al momento milizie non ce ne possiamo fare, cioè, o meglio ce ne potremmo fare, però tenete conto che in questo territorio possiamo costruire, visto che è la capitale, massimo 5 costruzioni. 4 le abbiamo già fatte, penso che la quinta sarà proprio quella delle milizie, ma poi dobbiamo assegnargli qualcuno a queste milizie, quindi al momento non è una nostra priorità. Piuttosto speriamo di trovare dei territori che ci permettano di guadagnare dell'altro cibo, perché ci dobbiamo preparare all'inverno. Infatti se vedete qui, in questa zona ci fa vedere l'avanzamento delle stagioni. Allora, qui cosa ho trovato? Ho trovato della pietra, benissimo, perché ci sarà sicuramente molto utile. Potrei decidere di colonizzare questo territorio, ma aspetto che mi esplora anche questo. Vedo dei cervi, ottimo, ottimo, abbiamo trovato il cibo, quindi mi prendo 1 e 2 territori sicuramente, perché ci servono. Questo per la pietra, per fare le prime costruzioni un pochino più avanzate, e questo per il cibo. E voilà! Non solo abbiamo trovato i cervi, io intanto subito vado nella colonizzazione. Non solo abbiamo trovato i cervi che ci permettono di fare il capanno da caccia, ma abbiamo trovato anche questo qui. Questa è un'area, la runestone, che ci permette appunto di accumulare lore per fare la vittoria con wisdom, quella che vi ho detto, questa qui. Allora, al momento non ce ne frega un granché, costruiamo il capanno di caccia. Vieni qua. In questo territorio potete notare qui in basso 3 costruzioni massimo posso fare. Sì giovani, però dovete venire a costruire anche di corsa, va? E gli mettiamo anche un'altra casetta perché stiamo arrivando al limite massimo. Sì. Poi assegniamo un paio di cacciatori qua, e qui io gli assegnerei, facciamo un'altra colonizzazione e gli assegnerei 1. Oh, guardate i cervi, ma benissimo, siamo nati in una zona fantastica. Allora, sì, qua assegniamo un tizio alla pietra. Allora, venghino signore, venghi. Mine. Ok, tanto appena finisce la nostra miniera il tizio automaticamente sarà senza far niente, quindi lo utilizzeremo per altro. Sappiate una cosa, che non possiamo conquistare territori che non sono adiacenti ai nostri, anche se possiamo tranquillamente entrarci. Tu hai finito il capanno da caccia? Sì. Perciò i tizi che mi stanno raccogliendo cibo così a minchia li faccio diventare cacciatori. Venga qui. Ok, abbiamo già 8 cittadini, che potrebbe essere interessante per iniziare a fare le milizie. Ah, benissimo, qua abbiamo sia pietra che altri cervi. Potete notare anche un'altra cosa che rende un attimino difficile l'avanzamento, che più ci espandiamo, più i nuovi territori costano cibo. Infatti siamo partiti con 20, poi 40, ora 80, mi sa che raddoppiano di volta in volta. Ok, abbiamo trovato un'altra area molto importante dove c'è il Circle of Stones. In pratica i lore master, quindi i cittadini che lavorano qui dentro, producono il 50% in più di lore, che non so bene che cosa sia, per la vittoria con saggezza, ma ci permette anche di sbloccare dei potenziamenti per la nostra civiltà. E abbiamo trovato anche l'iron, quindi al momento ragazzi abbiamo praticamente tutto ciò che ci serve. Uno, alla pietra la sta lavorando, così possiamo fare i primi potenziamenti. Due, al cibo di qua. Allora abbiamo 4 cittadini e io faccio così: gli faccio costruire una prima no, lo scout camp, training camp. Abbiamo bisogno però di 80 di legna, quindi dobbiamo attendere ancora un attimino. Ok, guardate, ci stanno attaccando i lupi, maledettissimi cornucazzi. Perché ce li abbiamo vicino, lo sapevo. Sti maledetti lupi ci vengono ad attaccare anche se noi non ne andiamo ad attaccarli, perché è come se si generassero da questa fonte. Quindi abbiamo bisogno di questo training camp il prima possibile. Ok, ce l'abbiamo. Vai dottore, costruisci. Ok, siamo in inverno. In inverno, come potete notare, aumenta la richiesta di cibo. Siamo a meno 6 di firewood. In pratica dovrebbe raddoppiare. Infatti poi vedremo appena arriva l'estate o la primavera che dovrebbe dimezzarsi, quindi sarebbe a meno 3. Però siamo comunque in positivo e questo è buono. Il cibo anche dovrebbe aumentare anche il consumo di cibo, o meglio dovrebbe diminuire la produzione. Però non abbiamo campi di grano, quindi non ci sta creando grossi problemi, perché i campi di grano d'inverno giustamente non producono cibo, mentre andiamo di caccia o di raccolta. Abbiamo sbloccato anche il primo di questi. Io direi di andare di no, woodcutter no, perché tanto ci andiamo a prendere subito lì. Weaponsmith. Sì, aumentiamo su... Ah, la weaponsmith già ce l'abbiamo. Ok, for each enemy. Allora facciamo questo perché guadagniamo subito un bel po' di oro e potenziamo un po' le unità. Ed è la cosa che mi interessa di più in questo momento, visto che ci espanderemo principalmente con i guerrieri, perché questa è una popolazione che va giocata così ragazzi. Però no, non vorrei assegnare il cittadino già mezzo morto come guerriero, sennò poi ci troviamo un guerriero mezzo morto. Se non sbaglio possiamo avere 3 guerrieri. Non ne voglio togliere troppi alla raccolta del cibo, sennò poi siamo nella cacca. Però qua te ne ho dati 2. Quanti cacciatori? Ci abbiamo 4 cacciatori, ottimo. Ci abbiamo 4 cacciatori, un miner, ok, uno scout che sta facendo il suo lavoro. Ah, ho segnato un lore master qui che ci inizia a produrre perché ci serve. E andiamo di guerrieri. No, dove ti sto portando? No, stai qua. Scusami, non volevo. Your building is full. Ah, ok, continua a fare là. Allora, andiamo all'attacco di questi maledettissimi lupi. Venite qua, lupi di massa. No, non da solo. Sei pirla. Col destro li selezioniamo tutti. Avevo cliccato col sinistro. Vai, massacrate sti lupi e pigliamoci sto territorio. Oh, sì, cercate di non morirci però. Forse avrei dovuto fare l'altro guerriero magari. Sì, ci muore. Ne perdiamo uno. No, non l'abbiamo perso. Ma che GG. Colonize. Subito. Ho fatto una minchiata perché siamo d'inverno e ho sprecato 120 di cibo. Ma va bene, resisteremo lo stesso. Allora questi io li sposterei qui, perché è la prossima zona in cui sti maledetti lupi potrebbero attaccarci. Lui lo devo curare il prima possibile. Per curare lui mi serve... Vieni qua. Vieni a fare una costruzione qui, Liller's Out, ma non abbiamo legna. Ok, vabbè, raccogli cibo allora. Dai bonino lì. Ok, è venuta la bella stagione, guardate un po', il cibo da meno 6 è diventato meno 4, quindi addirittura un terzo. Io voglio provare a costruire un'altra Woodcut Lodge. Ok, posso, fantastico. Perché così trasferisco i miei cittadini lì, i miei falegnami lì. Questa la mantengo perché non si sa mai, può essere utile. Devo costruire anche un'altra casa. Venga qui, signore. Venga qui, non ho altro legno. Ragazzi, il problema del legno all'inizio è tremendo. Probabilmente con questa popolazione, non so con le altre. Dobbiamo incrementare assolutamente la produzione di legno. Visto che abbiamo bisogno di un sacco di legno e io posso sbloccare un altro potenziamento, andiamo di legno. Mi sembra abbastanza ovvio. Poi ho trovato altri territori utili, però prima di andare lì, allora facciamo un upgrade che non possiamo perché abbiamo bisogno di legno. Allora tu giovane, lavora qua. Voi due consegnate la vostra legna subito, fate in fretta, gentilmente, grazie, e andate a spostarvi qui. Intanto dovrei essere arrivato qua, ok. Sì, tranquilli, mo ve le faccio. Ah, dobbiamo potenziare anche il town hall. Abbiamo bisogno di 100 di legno, va bene. Allora, mi sto imputtanando. Allora, uno di voi tre venga a lavorare qua. Benissimo. No, state lavorando in due lì. Stai lì, stai lì. Poi ci serve uno di voi. Ok, tu che non stai facendo un cazzo, costruiscimi una casa. Anzi, potresti costruirmene anche un paio qui. No, mi serve troppo il legno. Devo fare il potenziamento del town hall, perché così posso potenziare tutti gli edifici di un grado, in modo che ne so, posso mettere 3 cacciatori qua, 3 qui e così via. Ok ragazzi, abbiamo un nuovo problema da risolvere. Se notate ci sta diminuendo il nostro guadagno di soldi, perché più costruzioni facciamo ovviamente più ci costano. Allora sto costruendo un trading post, perché il trading post ci permette di stabilire delle rotte commerciali, e oltre alle rotte commerciali ci permette anche di guadagnare più oro. E penso che il prossimo potenziamento che sblocco sia proprio questo qui, che ci dà più 2 di produzione di oro. Anche se io potrei andare a sconfiggere, ma ho bisogno di fare il curatore, perché sennò perdo dei guerrieri. Allora stiamo un attimo fermi qua. Intanto abbiamo scoperto la zona del grano, però ci sono sti 2 vichinghi qui da massacrare, se no non possiamo andarci a costruire. Però è molto buono che siamo qui chiusi così, perché non può venire nessuno, non ci può attaccare nessuno. La felicità, se notate, è ottima. A che punto stai? Sbrigate. Attenzione, la prima popolazione nemica. Attenzione, ci stanno venendo a spiare. Stiamo molto molto attenti. Oh, benissimo, abbiamo sbloccato anche questo. Quindi facciamo questo potenziamento che ci dà decisamente più produzione. Ora produciamo addirittura più 3. Da meno 1 siamo passati a più 3. E questo signore può fare delle rotte commerciali. Andiamo di cibo, visto che siamo ben messi. Sì, stiamo per perdere qualcuno. Start trading. No, non l'abbiamo perso. Ma che culi rotti che siamo. Ci ha attaccato il tizio più in salute. Questo teniamo un attimino più dietro. Ok, ho messo a fare una trade route, perché ci dà più 24 di oro al mese. Infatti vedete, siamo arrivati a più 7. Quindi ottimo. Con chi la stiamo facendo? Ah, con sti signori qua. Se questi qui li aumentiamo la relazione con loro, potrebbero diventare nostri amici. Non ci sono mai riuscito, ma potrebbe essere una cosa molto utile. Intanto andiamo avanti. Ah, possiamo fare anche il potenziamento del town hall. Magnifico. E così dovremmo potenziare anche questo. No, ci mancano 50 denari. Allora attendiamo ancora un attimo. Metto a costruire anche il capanno per il curatore, perché è arrivato il momento di farci un curatore e siamo arrivati anche ad avere il massimo di cibo. Allora a questo punto spreco del cibo per organizzare una festa e per guadagnare punti fama, che ci è sempre utile, ci aumenta la produzione, non fa male. Vediamo un attimo qui, possiamo costruire ancora un'altra cosa. Qui siamo al massimo, qui siamo al massimo, qui siamo al massimo. Qui siamo al massimo anche. Dovremmo andare a conquistare qua. Comunque dovremmo conquistare delle nuove zone. Allora facciamoci un altro guerriero, così abbiamo i nostri 3 bei guerrieri. Appena ci costruisce qua il capanno dell'healer, assegniamo sto tizio alla cura, in modo che possiamo insomma fargli curare i nostri guerrieri. Intanto no, non possiamo ancora potenziare questo, ma forse mi conviene di più fare questo potenziamento qua. Sì, direi di sì. Allora vieni qua, dove te ne vai? Vieni a potenziare e a curare i nostri guerrieri. Guardate, qui ci dice la percentuale di cura del guerriero. Non so quale dei due sta curando, ma uno lo sta curando insomma. Il minatore ha finito di lavorare, quindi possiamo distruggere. Sì, distruggere distruggi e tu vai a raccogliere cibo come se non ci fosse un domani. Qui che cosa potremmo costruire? Abbiamo ancora un pezzo libero. Magari qua ci facciamo una struttura tipo il mercato. Vediamo un po'. Ehi, state buoni. Ah, ok. Mercato, non ce l'ho ancora. Sì che ce l'ho. No, non questo, marketplace. Ok. Il mercato ci è utile in una fase più avanzata del gioco, ma ci è utile. Allora, e i terremoti. C'è anche morto lo scout, lo stiamo rifacendo. Organizziamo... no, che organizziamo una festa. Sì, organizziamo una festa o conquistiamo un territorio. Non posso conquistare il territorio, organizziamo una festa. Ripariamo anche tutte le costruzioni. Per fortuna avevo il legno a sufficienza. Ok, qua c'è gente un po' ferita. Gentilmente, a che... ehi. Ah, non me l'ha ancora riparata. Cioè mi costruisci una costruzione già distrutta? Ma what the fuck. Questo guerriero è curato. Però qua ci sono veramente tanti lupi e ho bisogno di tutti e tre i guerrieri in massima forma, altrimenti non si può fare. Ok, marketplace completo. Quindi assegniamo un'altra persona qui, in modo che guadagniamo dell'altro oro dal marketplace. E in pratica il marketplace ci permette... attenzione all'inverno, ok, il cibo è positivo, il legno è positivo, tutto a posto. Il marketplace ci permette di, a parte di guadagnare in disarea, gain 20% production bonus, i merchant. Oh, quindi è ottima questa cosa. Potenzio il marketplace e tutti e due mi producono il 20% in più. Buono. Allora, però al momento mi interessa fare il potenziamento di questo. Ok, ho guadagnato anch'io il nuovo titolo, come stavano guadagnando i miei nemici. Facciamo anche increase your military attack power. Ok, questo mi aumenta la produzione dalla caccia e l'attack power delle unità militari. Direi che è la cosa migliore in questo momento. E poi potenziamo anche i guerrieri, così possiamo assegnare altri due guerrieri alla nostra causa. Purtroppo questo non lo posso fare perché abbiamo bisogno di 5 pezzettini di metallo. Mi manca il... ok, mi manca il rame, non fa niente. Tanto ora possiamo andare a conquistare il nuovo territorio. E allora signori, non è molto prudente attaccare un territorio nemico durante l'inverno, ma ci interessa poco. Andiamo ad attaccare perché dobbiamo assolutamente espanderci in questa direzione, perché ci serve il ferro per costruirci la prima unità veramente forte della nostra popolazione. Ottimo. 160 ce li possiamo permettere. Sì, ce ne avanzano ancora 120. Qui c'è una zona con il tesoro che può essere presa dal nostro scout. Qui c'è una zona... niente, c'è uno spawn, però ci sta del ferro, quindi è anche utile prenderci questo. Dovremo poi spostare i nostri guerrieri in alto. Allora, il Lore Master lo spostiamo qui perché ci guadagna di più. E portiamo un nostro cittadino a costruire una miniera qua, perché c'è il ferro. Attenzione che io vorrei queste pecore perché ci riducono il consumo di legna durante l'inverno. Però dobbiamo andare a conquistare questa zona. Non è difficilissimo, però attendiamo un attimo. Ok, abbiamo passato anche quest'inverno. I nostri guerrieri come sono messi? Siete messi abbastanza bene. Non posso togliere troppa gente alla produzione del cibo. Attenzione alla felicità. Volete case migliori? Va bene, ti potenzio le case perché i casi. Ma abbiamo bisogno di pietra. Ok, tanto lo sto mettendo il tizio a costruire la pietra. Vediamo di migliorarli un attimo. La felicità. Ok, vediamo che altro si può fare per migliorare la felicità. Allora, dobbiamo aumentare la nostra produzione di cibo. La nostra produzione di cibo la aumento andando qui in questa zona e mi conquisto quest'altro territorio per fare del grano. Sì, perché ragazzi se no diventa un problema. Allora, potenziamo magari un capanno della caccia intanto. Non posso perché non ho pietra. Niente, dobbiamo aumentare la nostra produzione di cibo. Sto andando un attimo lento con il cibo e i nostri cittadini nascono un po' lentamente. Va bene. Ma perché si state dividendo? Bravi così. Conquistiamo qui, aumentiamo la produzione di cibo. Spero che aumenti la felicità, ma più che altro facciamo aumentare 200, porca miseria. Sì, siamo abbastanza lontani dall'inverno, lo posso fare. Facciamo aumentare, facciamo costruire la birreria, che questo aumenta decisamente la felicità dei nostri cittadini. Voi tornate qui in difesa, va. Ok, attenzione, che questo è molto utile per la vittoria per fama, anzi per lore, perché per avere la vittoria per lore dobbiamo avere tutti e quattro questi. Io ho sbloccato un'altra tecnologia, riducendo il cibo necessario alla nuova espansione. Ok, ehi, che succede? Ah, tranquilli, c'è un pirla che sta venendo a romperci il cazzo, nessun problema. Stavo dicendo, e possiamo sbloccare uno di questi. Allora, riduce la perdita di cibo durante l'inverno, può essere molto utile. Aumenta la felicità, direi che forse è la cosa che ci serve di più. Oppure ci dà 20 di pietra e 10 di ferro. Io penso che prendo questo della felicità, perché è la cosa di cui abbiamo più bisogno in questo momento, ragazzi. Se no, se abbiamo poca felicità, loro arrivano più lentamente e quindi non va bene. Attenzione, siamo sotto attacco, brutto proprio, perché ci sono due zone della mappa che hanno fatto spawnare dei mostri. E speriamo di non perdere troppa gente. Io i soldati li sto mandando qua, ma un cittadino l'abbiamo perso. Abbiamo perso un cacciatore. No, i soldati allora andate qui, va. No, abbiamo perso solo un cacciatore. Ottimo, ottimo, pensavo molto peggio. Purtroppo gli scout nemici non li posso attaccare. Allora rimpinguiamo subito il cacciatore qui. Quindi vada signore, vada. E poi possiamo potenziare questo capanno della caccia, quindi diamo un altro bel giovane forzuto alla caccia. Poi potremmo, però non ho più città. Ah no, me l'ha appena prodotto. Allora andiamo qui. Io come faccio a commerciare? Non posso commerciare. Però attenzione, potrei fare il War Chief. Sì, facciamoci questa unità che è fortissima. E a questa unità gli posso assegnare le altre 4. Vedete un po'? In modo che io guido direttamente quell'unità e spacchiamo i culi a tutto il mondo. E possiamo anche migliorare i tool a questo punto dei cacciatori per 5 di ferro. Direi che è il caso, perché così i cacciatori ci producono, se non sbaglio, il 20% in più. Io non mi ricordo perché non mi sta facendo commerciare, perché io dovrei poter commerciare, però forse devo potenziarlo. Allora ragazzi, io andrei un po' a liberare le zone limitrofe. Se veniamo qua, poi possiamo andare a prenderci questo tesoro di questi nemici. Insomma, guardate quanto è forte il nostro War Chief. Richiamiamo anche il nostro scout. Dove stai? Dall'altro lato del mondo, come sempre. Allora venga qua signore, venga qua. Ah, dobbiamo claimarlo per poter claimare questo. Va bene, fallo. Intanto ok, stiamo per arrivare all'inverno, ma la produzione è abbastanza buona. Abbiamo raggiunto il massimo dei cittadini di nuovo. Ok, facciamo un potenziamento di una casa. Ok, così abbiamo altri cittadini e loro sono anche contenti. Dove sta il mio scout? Dannazione, dov'è? Che cazzo è? Sei un leone? No, un orso. Vabbè, stai calmino. Abbiamo trovato il territorio delle popolazioni nemiche. Attenzione signori, inizia a diventare interessante la cosa. Senti, signor scout, mi può esplorare qua? Grazie, molto gentile. Qui che cosa posso sbloccare? Vediamo un po'. Increase population growth. Direi di sì, che mi serve. Questo ce l'abbiamo già, quindi attendiamo ancora. Fantastico, non avevo notato una cosa, a parte che è arrivato l'inverno, ma in questo territorio abbiamo del pesce e della pietra, quindi è un territorio molto utile. Ci permette di arrivare a quest'altro territorio che ha l'iron e a questo che ha dell'altro cibo. Fantastico, e in pratica abbiamo accerchiato i nostri diciamo alleati, se possiamo così definirli, che sono sti ciccioni qua. Questo lo dobbiamo far saltare il prima possibile, ma appena ho un po' di cibo, perché devo poi conquistarlo. Quindi in questo momento sono in attesa di poter potenziare il mercato. Attenzione, siamo sotto attacco. Venite tutti qua, all'attacco. Venite qua, dovete distruggere sti lupi, correte. Allora, sti lupi mi hanno rotto i coglioni. Visto che rischio di perderci gente, andiamo lì a spaccare il culo, va. Moriteci tutti. Mi libero anche se non me la conquisto, non fa niente. D'inverno è sempre meglio non fare delle conquiste, perché si rischia di avere poco cibo poi. Quindi per il momento va bene così. potrei andare anche a liberare quest'altra zona. No, per il momento aspettiamo, anche perché sono tantini lì. Il mercato non lo posso potenziare, no, mi servono 10 di pietra, perché devo iniziare a commerciare. Mi compro la pietra perché ho un sacco di oro. Ok, potenziamento del mercato. Siamo usciti pure dall'inverno e io te faccio costruire una casa. Dove te la faccio costruire? Vieni qua, vai di qua, perché tanto lì una casetta ce la puoi fare. Sì, 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 sì. Ok, ora il tizio ci costruisce un'altra casa, così ci espandiamo anche con quello. Il mercato ora ci dovrebbe permettere di commerciare, no? Ma porca miseria, perché non ci fai commerciare, scusa? Vediamo un po' cosa succede così. Ok squaletti, se volete me lo potete dire tranquillamente, sono un po' pirla. Allora, organizziamo una festa, oppure conquistiamo un territorio. Conquistiamo un territorio che mi è più utile. Venite qua, va. Intanto voi due andate a lavorare qui. Perfetto. Senta signore, lei mi può costruire un silo, visto che stiamo perdendo del cibo? Grazie. Ora facciamo distruggere sti lupi, che eliminiamo questa minaccia e ce la togliamo. No, non mi ammazzare, non mi ammazzare il guerriero, pezzo di merda. Ok, ok. Allora ci pigliamo questo. Abbiamo risolto questo problema e ho capito perché ero pirla. In realtà il mercato funzionava bene, era qui sotto, quindi vai 5 di pietra per 200 e ci è molto utile. Man mano che c'è un mercante che ci lavora, noi possiamo utilizzare dei soldi per acquistare quello che è stato prodotto in quel mercato. Giustamente, mi sembra abbastanza ovvio. Sì, giovane, ma tu devi andare qui a costruire. E poi possiamo costruire... Ah, gente infelice, attenzione. Allora facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Tu stai lì a cazzeggiare. Allora vieni, troviamo un posto libero in cui costruire una birreria. Però se distruggiamo questa, la birreria la costruiamo qua. Sì, decisamente. Allora, vieni qua. Vieni qua, baldo giovane. Mi costruite qui una birreria. Tanto sto territorio non ci possiamo fare nient'altro, non serve un cazzo. Ci mandiamo un altro giovane qui a fare il lore. Ok, tu mi diventi un guerriero. E abbiamo ottenuto il berserker. Fantastico. Guardatelo il berserker, quanto è figo. Ok, gli assegniamo tutte le truppe al berserker. Allora, tutte le truppe in radunata qui, gentilmente. Venite qua, grazie. Allora tu mi costruisci anche un capanno della pesca. Dov'è? Fisherman Hunt. Benissimo. E ci abbiamo un altro paio di persone che possiamo mettere alla pesca. Ottimo. Allora te, tutti voi, destro, vi assegno al berserker, perché decisamente è più utile lui per guidarvi, anche se l'altro personaggio, voglio dire, è altrettanto utile. Ragazzi, per oggi è tutto. Questo è il villaggio dei nostri vichinghi. Siamo la popolazione Fenrir. E se volete portarlo alla gloria nei prossimi episodi, scrivetemi nei commenti innanzitutto come portare avanti le battaglie e come vincere in questa mappa. Quindi fatemelo sapere nei commenti. E scrivetemi soprattutto nei commenti se volete che io continui la serie. Io intanto qua potenzio case, tanti soldi ce li ho, ma chi se ne frega. Detto questo, un saluto, vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Lasciate un like, commentate, condividete. I vichinghi saranno tranquilli, belli al loro posto, quindi non perdiamo nulla. Quindi mi raccomando, tu fai divertire la gente, va? Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se volete il gioco. Se siete arrivati fin qui scrivete hashtag il clan dei lupi. Hashtag il clan dei lupi. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto sharksiano a tutti. Ciao bella!